ragazzi, allora volete prendere? Mamma mia, ho questi marmocchi. Dai, sbrigatevi, se no abbiamo tutta la notte. Adesso ti spiego benissimo. Allora, essendo che sta arrivando Halloween, ok, praticamente devo, insomma, insegnarvi. Vogliamo fare una gita, no? Sì, sì, però da soli. Sì, una gita vogliamo farvela fare. Esatto, da soli. Cosa? Ma voi vorreste mandarci dove da soli? In mezzo al bosco, dai. Cosa? Sì, ovviamente ci saremo noi. Ma cosa? Ma cosa dici? Quali lupi, Dolcina? Ma quando mai? Adesso vedrai che nel bosco ci saranno diverse cose, come ad esempio i lupi, tantissime cose. Come i topi, esatto, i ragni, i fantasmi. Ma Dolcina, adesso vedi che ti divertirai un sacco, Dolcina. Sì, così tanto lontano dobbiamo andare, Sviserino. Perché adesso voi dovete superare le prove. Appunto, questa prova serve proprio per testare la vostra paura. Papà, però io potrei rimanerci. Ma che cosa ci devi rimanere, piccolo scricciolo delle vuoi scatoline? Rimanere nel bosco da sola? Oh, ah, esatto, okay, che vuole rimanere. Ah, vuoi rimanere? No, non ho detto quello. Dai, andiamo, dai, Dolcina, sì, dai. Andiamo. Oh, no, dai, ti prego, papà. Dai. Adesso andate dritto, fate 15... Anzi, no, quanto facciamo, Dolcetta? 20, 15 metri. 20, 20, vai, 20. Facciamo 30 metri. Cosa? Ok, sì, ragazzi, facciamo 40, 30 metri, lì dritti, ok, e via, dai. Oh, papà, io ti odio. No, ti prego, ancora. Andate, vi ho detto andate, via. Mio Dio, ancora qua siete, sciabolette, vi devo... Ciao, vi ragazzi, attenti all'occhi, no, attenti ai fantasmi, okay. Attenti all'occhi, non credo proprio all'occhi. Anzi, dovremmo stare attenti noi all'occhi. Ok, perché ho schiacciato le pedane, vero? Okay. Dolcetta, c'hai le teste? E io, no, ho anche una padella. Io non ho la testa, me la dai? La dovresti avere, aspetta, mi sa, aspetta, me la sono scordata. Forse... a casa, non lo so, probabilmente ce l'hai te, magari nella tieni, borsa. Ho questa. Avevo questa qua. Non è una borsa, però va bene comunque. Ok, sì, vabbè, adesso dobbiamo farli. Adesso dobbiamo spaventarli ed arriva la parte più bella e divertente. Cavolo, ma quanto sei brutta. Oh, ma ti sei vista? Vai tu. Ok, ok, perfetto, ci siamo, ci siamo. Allora, io okay, faccio lo zombie spaventosone, mentre tu fai la scheletrona bruttona tettona, va bene? Andiamo. Wow, ok, che saliamo complimenti. Qua sopra. Sì, non c'entrava nulla la terza aggettivo, però andiamo comunque. Adesso, sto insinuando, vai avanti. Dovrebbe essere zitta. Dovrebbe essere. Eccoli, sono qua. Ok, ok. Adesso devi far pianissimo. E adesso piano piano li facciamo spaventare, va bene? Oh, okay, fammi faccio... ti... Ecco, senti. Ti sembra modo che ci hanno lasciato qua, mamma e papà? No, mi sembra per nulla giusto. Ok, hai preso le tende? Sì, dovrei avercela. La sai montare? Sì, tanto siamo su Minecraft e non ci vuole niente. Ok, va bene. Avete lì, a posto, l'abbiamo fatto già. Ah, ok, perfetto. Ah, ok, ce l'hanno fatta, adesso cosa facciamo? Adesso inizio a fare delle urla, va bene? Tipo goofy e queste cose. Ok, ok. Ok, dai, adesso cosa mangiamo? Aspetta, non abbiamo fatto cena. Ah, no, è vero. Glu glu, glu. Cos'è? Cos'è questo suono? Ah. I nostri fan si chiamano Stormo, però perché miseria. Ok, continui. Io tranquilla, non c'è nessuno. Saranno gli uccellini. Sì, saranno gli uccellini. Ma i uccellini qua cattura di notte? Sono i gufi. Sì, che cosa c'è? Ok, usala tu. Cosa? Questa qua, la padella. Devo usare la padella. Beh, usa la padella. Ok, quindi la butto da lì. E sei pronto? Cioè, la devo sì, buttare. Sì, fai un rumore. Lo faccio del bacon. Il rumore del bacon. Così scendo. Ok, lo butto così. Okay, no, no, sì, però se prendi i figli qua. Cos'è stato? È caduta una padella. No, quasi sono le padelle messe nei labelli. Non lo so. Oh mio Dio, sicuramente ci sono delle persone brutte qua che vogliono mangiarci. Glu glu. Bella, l'ho presa bene. Oh, dove siete? Ho visto qualcuno sopra gli alberi. Ci sono delle scimmie qua. Non lo sapevamo. Ah,
ci stanno cascando. Cosa facciamo? Vai giù e corriamo attorno a loro. Ma non credi che sia, non credi che sia esagerata questa cosa. Vabbè, okay, nah. proviamo. Ok, proviamo, vabbè. Proviamo. Adesso. Sei pronto? Le bestie pure tu, dolcino! Erano in mezzo agli alberi! Erano in mezzo agli alberi, aspetta che li uccido! Mi sono preso in arco per un motivo! Glu. Sciabolette più rosa, ci prende con l'arco, siamo spacciati qua. Aia, Docetta, aia, ok, ferma. Docetta, ferma. Ok, sei di sopra. Allora, Dolcino all'arco, non lo sapevo questa cosa. E non lo so neanche io. Sì, appunto, dobbiamo stare molto attenti, molto attenti. Guarda, mio Dio, ma poi queste frecce davvero sono strappuntite. Glu, smiserino, ti uccido, ti mangio gli occhi. Ti mangio tutto. Ok, aspetta. Mangiamo bambini! Mangiamo bambini! Oh, sciabolette, sta piangendo Dolcino! Dovete superare le vostre paure! Aia, porca miseria, mi ha preso! Mi ha preso un sacco! Hai detto, ce l'hai attaccata alla mano! Oh, sciabolette, ok. Allora, vabbè, dai, abbiamo finito. Ok, proviamo. Morirete tra atroci sofferenze! Ma no, aspetta, non di queste cose! Dove sei, Dolcetta? Non ti vedo più! Sono qua sull'albero, Ah, ok, va bene. E mi vedi? Ehi, smiserino! Ah, eccoti! Non ti ammazzo! Ehi, Dolcina! Dove sei? Sono sopra di te! Ehi, non mi fa niente, smiserino, con le frecce, lo sai! E ora ti mangio! Ok, Dolcino, adesso che ridere, mettiamo... dovremmo farlo più spesso. Aia, cavolo, non darmi. Scusa, non adesso ascolta un attimo. Adesso aspettiamo che ritornino, ok? Ok. E poi magari non lo so, hai altri vestiti? Forse qualcosa da lanciargli, fammi vedere un attimo. Va bene. Ok. Io ho delle ossa. Ok, perfetto. Adesso aspettiamo che ritornano, però. Oh, mio Dio, che troppo casino! Se ne sono andati? Credo di sì, non stanno parlando più! Oh, che cavolo, speriamo di non avere altre sorprese qua! Oh, il visorino, che cos'è quella testolina bionda che esce fuori dal cespuglio, dall'albero? Non lo so, dov'è? Non lo so, c'è un tizio là sopra l'albero che ci sta spiando da ore! Cosa? Sul serio? Buonasera! Ma che cos'è? Cosa è successo? Ma non lo so, non eravamo noi! Cosa? Perché prima era Hai parlato con un estraneo, sbriserino! Ma chi c'è? Chi va là? Ah. Oh, ti do colpi di padelle, visto. Sai dov'è? Te l'ho io la padella, dov'è? Tieni a dov'è? Io ho, tizio! È tizio, voleva ammazzare i nostri bambini, prendetelo ragazzi! Andiamo! Oh, vieni qua, dove cavolo scappi? Vieni qua! Oh! Aspetta, ma è un tizio normale, ma non è un mostro. Oh, tizio, aspetta, oh, tizio. Tizio ciao. Tizio normale. Che vuole è sto tizio? Oh, ma era un avventuriero. Stavo passando per la foresta, ho visto dei bambini urlare. A quest'ora? Cosa? Stai passando per la foresta? Ok, questo è molto strano perché non ci sono tante persone qua in giro. È vero. Oh, magari il papà voleva ucciderci. Ah, voleva uccidere i miei figli? Che volevi fare? Non voglio le padellate, Ah, sì, che cosa ti porta qua allora, l'avventuriero dei miei stivali? Sono un avventuriero, mi avventuro per i boschi. Ah, così a caso, senza meta, proprio sì, così. Sì. Non c'è nulla a fare, non lavoro, scuola, niente. No. Ok, nulla sospettoso, direi. Appunto, sì, sicuramente. Vabbè, non lo so, voi che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Vedo che hai del bacon lì sopra. Avrei un bacon. Beh, certo, sei un po' sporcato, vedi, c'è tutta l'erbaccia di sopra, sì. Però comunque. Papà, ma alla fine chi è? Esatto, come ti chiami? Mi chiamo Elox. Ti chiami Elox? Elox, ma tu conosci qualcuno del nostro quartiere? No, sono arrivato qui da poco. Quindi. Da dove arrivi? Qual è l'ultima città che hai visto? Cioè, hai sempre visto delle città e non delle foreste del cavolo? No, normalmente. Cioè, se le foreste sono vicine alle città,
Ah, vedo anche le città, ma... Ah, ok. Ho quindi... visto solo foreste. Ok, quindi qua abbiamo un avventuriero che arriva da non si sa dove, che manco lui lo sa, e che stava spiando per qualche ora i nostri figli. Ah? Dobbiamo menarti oppure dobbiamo lasciarti qua? Volevo il bacon. Ah, no, 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 tranquillo. Papà, tranquillo, ci penso io, sto mirando proprio all'occhio. Tu poi mi spieghi dove hai preso quel cazzo di arco. Miserino, no, esatto, poi ce lo spieghi pure te. Ascolta, andiamo a casa, ti accogliamo un attimo. Papà, mica vorresti davvero fare entrare uno sconosciuto in casa? E vabbè, Sbriserino, dai, cioè alla fine che potrebbe farci? Tu ci vedi delle spare dietro la schiena. Magari le ha conficcate da qualche parte. Sì, non osi immaginare dove allora. Dai, andiamo. Un avventuriero gli daremo un po' di, non lo so. Esatto, di conforto. Un po' di acqua, insomma. Esatto, sì, un po' d'acqua. Magari dormirà nella stanza di Sbriserino, visto che è il letto più grande. Comunque in realtà questa cosa non era prevista, Sbriserino, per nulla al mondo. E anche te te lo dico, Dolcina, cioè nel senso non era per nulla prevista. In realtà era per farvi spaventare, per rendervi più coraggiosi del normale. Ah, bene, quindi tutti i mostri eravate voi? Sì, tipo eravamo questi qua, guarda. Guarda un po'. No, toglietemi, toglietemi, fate paura. Ok, va bene, va bene. Ok. Ma in ogni caso, venite, vieni a casa, vieni a casa, Elox. Che adesso appunto ti accogliamo, magari, ma sicuro non conosci nessuno, non lo so. Mai perché visto, esatto. Allora ti dico chi c'è nel quartiere, a parte una scuola presidiata da studenti del cavolo, c'è la casa di Pro. Il tuo la figlio casa... tra quei studenti. Zitta, c'è la casa, vabbè pure lui è un figlio del cavolo. Oh, allora, wow. C'è la casa di Kinomi, la casa della strega, la casa della casa strega, della strega Marilu si chiama. Locchi, il nonno con Bimbina, Stregorlo, con Noob. Poi la mia casa con me, Dolcetta e i nostri figli. E mentre lì c'è la casa con Zio Grucco e Sense. E poi c'è il vicino non che... Non conosci neanche Zio Grucco e Sense. Zio Grucco forse l'ho sentito molti anni fa, ma... c'era un mio amico, si chiama così, ma da quando ho iniziato a viaggiare nelle foreste non l'ho più sentito. Aspetta un attimo. Ma io so ma io so chi sei. Eh? Ora mi sto ricordando. Ora ho fatto il collegamento con Zio Crucco e te. E tu sei lo stesso amico che è entrato la scorsa volta tempo fa con Zio Crucco. Prima ancora che io fossi diventato suo amico. Oh mio Dio, papà, quello che è entrato nel server senza sapere niente. Esattamente. Io mi ricordo di te. Zio Crucco? Sì. Quindi è una brutta persona. Esatto, è una brutta persona. Meriamolo. Sto scherzando. Ah, ok. Allora, quindi ora comprendo per quale motivo effettivamente eri vagabondo, tipo disperso nel mondo di questo qua, nel mondo di Minecraft. Ok, dai, abbiamo sempre appreso di più. Allora te ne vai da Crucco adesso. Cioè, nel senso, se ti conosce, lo conosci te. Potrei chiedere se mi può ospitare. Esatto, sì, nel senso, certo, non esserti timido con noi. Noi siamo delle brave persone, a parte il fatto che, tranne per le persone che magari vorrebbero uccidere i nostri figli. Ah, vabbè, normalità. Vuoi uccidere i nostri figli, vero? Appunto. No, vero, vero. Ok, va bene, allora perfetto. Dai, intanto entra in casa nostra, te la presentiamo. Questa è la casa nostra, si chiama Casa Nostra di Sbriser e Dolcetta. Ed è cosa nostra, buona e giusta, ok? Allora, vieni qua da questa parte. Adesso un attimo solo che ti preparo un po' di robe. Allora, vediamo un po'. Cosa volevi? Devo dividere il bacon? Allora... Ti piace il bacon? Sì. Io faccio un tel caldo nel frattempo. Bacon e biscotti, la mia dieta si basa su quello. Bacon e biscotti? Ma come mangi, figlio mio? Vabbè, comunque, ok, dai. Hai preso il bacon? Prendi questo qua. Non credo che sia un biscotto né un bacon questo qua, Dolcetta. Questo voi andate pure qua in bene, camera vostra, okay. Va bene? Potete andare. Oh, possiamo andare! Aspettate un attimo, Dolcina, aspetta un attimo, girati dall'altra parte, guarda Sbriserino. Ok. Guardami. Stavo scherzando. La faccio anch'io, wow. Dolcina, stavo scherzando, dai, tranquilla. Poi andate in camera. Ok, ci vediamo, ciao. Papà. Dolcina. Non si muove più. Dolcina, stai bene? Dolcina. Oh, cavolo. Che cosa hai fatto? Oh. Che cosa hai fatto a nostra figlia? Aspetta, lo stai spostando te. Ti l'ho spostata io. Cavolo, non chiudo le palpebre. Tu gira!